Amici di Caffè Bollente, buonasera e bentrovati in quella che è l'ultima puntata di questo 2023. Torniamo a parlare di politica. Questa sera però non ci saranno candidati sindaci o sindaci uscente, ma diamo la parola direttamente ai segretari politici dei partiti, dei maggiori partiti, anche se poi ce ne saranno altri in successivi appuntamenti. Abbiamo già conosciuto 2 settimane fa il segretario provinciale della Lega Gianfranco Vecchi. Questa sera saranno con noi nella prima parte Barbara Croci, da 2 settimane neo segretario provinciale del Partito Democratico, mentre lui non ha certo bisogno di presentazione perché ormai è di lungo corso, Bernardo Mennini, presidente provinciale di Forza Italia. Nella seconda tranche di questa trasmissione ci sarà il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, l'avvocato Francesco Lucacci, con il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Tommaso Pieranzi. Dunque, prima di passare alla piccola scheda che abbiamo preparato, Croci, ma chi gliel'ha fatto fare il segretario provinciale? Perché sono rotture, lo sa o no? Questa è una bella domanda. L'ha capito da 15 giorni? Sì, sì, ma lo sapevo anche prima. Ma poteva fare una telefonata a Mennini, perché qualche consiglio per l'acquisto lo poteva dare su quello. Le donne sono coraggiose. Ecco, tra l'altro lei è la prima donna segretario nel PD aretino dal dopoguerra, considerando anche il retaggio delle eredità precedenti, sia nel vecchio PC che nel PDS, che nel DS, ma anche nella stessa Margherita, e quindi assume la sua nomina anche una valenza storica sotto l'aspetto più propriamente politico, cosa che da voi non è mai successo ancora. No, di segretario provinciale no. No. Avete referenti, donne? Sì, sì, abbiamo Azzurro Donna, abbiamo l'amica di Milo, abbiamo il consiglio comunale, abbiamo Mary Cornacchini, insomma ci sono diverse donne che lavorano, però diciamo di vertice sul coordinamento provinciale non c'è stato l'elezione ancora. Perché considerando il vostro fondatore era naturale che qualche spazio in più femminile ci fosse, mi consideri questa battuta greve, non in grevissima. E allora andiamo a vedere questa piccola scheda che ci aiuta a entrare nel dibattito. Per Barbara Croci il compito che si presenta non è tra i più semplici in vista delle prossime elezioni di primavera. Il Partito Democratico è chiamato a tornare alla carica dopo un decennio caratterizzato da molteplici delusioni elettorali. Molti comuni sono stati conquistati anche da gruppi vicini al centrodestra. Addirittura dove quest'area si era divisa, il centrosinistra non è riuscito a conquistare i consensi degli elettori, come nel caso di Sansepolcro. Dunque il PD in primis e poi tutto il centro-sinistra scontano un gap con la pubblica opinione che dovrà essere ricostruito non solo sui grandi temi che caratterizzano la vita politica nazionale. Per la Croci è anche una sfida speciale, la prima donna che sale al vertice del Partito Democratico. Non è l'unica nella politica aretina che si cimenta in questo ruolo, ma non c'è dubbio che sulle sue scelte ci saranno le maggiori attenzioni. Di rimando, per Forza Italia c'è un problema opposto, quello di continuare ad esercitare un ruolo di mediazione tra gli alleati più grandi per incidere in senso moderato in una politica che, spinta dalle esigenze elettorali, porta a dividere i partiti del centrodestra. Non è un caso che si voti anche per le europee e i 3 maggiori partiti dell'area hanno posizioni tutte diverse e questo non regala un quadro omogeneo. Non sarà semplice spiegare agli elettori certe posizioni quando poi a Roma sei nella stessa barca. E allora iniziamo subito a questo tema che ha caratterizzato il finale di questo servizio. Mennini, vengo subito a lei. Come fate davanti agli elettori a dire: guardate, siamo tutti della stessa alleanza, in realtà per le europee, visto che quel giorno gli elettori andranno a votare per le europee e per le amministrative, di fatto siete concorrenti e avete una posizione radicalmente differente che potrebbe anche condizionare, come ricaduta anche nel consenso locale? Io non credo che sia un così, diciamo, complicato, prima di tutto perché è sempre stato così, le elezioni europee non sono da oggi e basta, sono tanti anni. È chiaro che il meccanismo proporzionale valorizza principalmente la proposta, quella che Forza Italia in questo caso, più specificamente a livello nazionale, ha da sempre posizioni precise nell'ambito della giustizia, dell'economia, si rivolge a determinati con determinate proposte ben precise ad un elettorato, cercando di conquistare il più possibile un elettorato più vasto. Questo non è che incide su di una guerra tra
alleati, è semplicemente una valorizzazione di proposte precise che non vanno poi incompatibili, perché in molti casi c'è la possibilità davvero di fare sintesi. Quindi il problema delle europee, di una competizione, è virtuoso, non è di conflitto, e ritengo che sarà assolutamente stimolante per il governo, perché è chiaro che partiti che all'interno competono cercano di portare a casa risultati importanti per le loro proposte, e quindi fondamentalmente hanno una ricaduta positiva a livello generale. Ecco, voi avete avuto sempre un radicamento diffuso nel territorio. Si diceva spesso che prima Forza Italia fosse un partito che viveva solo perché c'era Berlusconi. In realtà avete preso sempre consensi nelle elezioni amministrative, cito Montevarchi, ma cito anche Quadarezzo, dove il risultato fu positivo. E adesso che però certi punti di riferimento non ci sono più, come intendete interagire col vostro elettorato per cercare di allargare i consensi, ma soprattutto relazionarvi con degli alleati che hanno cambiato dimensione e pretendono molto di più? Ma noi continuiamo a fare quello che abbiamo fatto in questi mesi. La morte di Berlusconi è stata chiaramente uno shock per tutti, però la morte di Berlusconi, proprio perché Berlusconi aveva creato non un partito di plastica, ma un partito vero, e oggi come oggi noi siamo il prodotto di quel partito. Quindi fondamentalmente sappiamo perfettamente che dobbiamo meritarci, con la capacità di esprimere tutto il nostro aspetto programmatico, il consenso elettorale. Il nostro segretario, che è Antonio Tajani, ha le idee chiarissime, è un uomo che da sempre ha preso preferenze, cioè un uomo che conosce la proposta politica, ma anche quella che è la diretta risposta dell'elettore. Senta, ma me la svela la curiosità, è sempre monarchico Tajani, visto che da ragazzo era il segretario nazionale dei giovani del PDUM? È un grande democratico, ma è anche una persona capace soprattutto, e lo si vede anche nella conduzione del ministero, cioè è una persona estremamente che riesce a comprendere la complessità dei problemi e riesce a fare più cose. Tajani è un uomo davvero particolare, nel senso, un uomo che ha una grandissima capacità di lavoro, e soprattutto è un uomo che vede il consenso, cioè lavora in modo tale che si possa costruire una proposta e si possano portare a casa risultati. La nostra presenza al governo non è una presenza supina, è una presenza importante, è il vicepresidente del Consiglio, è il ministro degli esteri ed è anche il coordinatore nazionale di Forza Italia. Noi cerchiamo di dare delle risposte concrete e vediamo da tutti i sondaggi, anche se i sondaggi noi siamo, come si dice, i primi a dire che sono delle fotografie da questo punto di vista dell'immediato, però ci danno agevolmente sopra l'8%, quindi questo è un dato che dimostra che Forza Italia c'era e c'è e ci sarà. Tra le altre funzioni di Tajani, sa che è anche un grande tifoso della squadra di calcio, che non era quella del suo presidente fondatore, quindi lo voglio ribadire, perché insomma ci siamo trovati il giorno in una finale di Champions, insomma non fu positiva per noi. Barbara, prima dicevamo appunto che il compito che lei si è presa, che le hanno dato gli iscritti del Partito Democratico, è un compito importante, soprattutto perché innanzitutto il PD è il maggiore partito dell'area del centro-sinistra e ha una grande responsabilità, quello di oggi di essere il maggior partito di opposizione nei centri, tolto San Giovanni, Fogliano e pochi altri, oggi siete all'opposizione, quindi dovete ricostruire un rapporto che si è incrinato con l'elettorato. Sì, sì, questa è sicuramente una delle sfide principali che dovremo affrontare. Il partito, il congresso è terminato da poco, lo ricordavi prima, due settimane fa c'è stato l'insediamento, dei primi abbiamo dato vita e formato i primi organismi statutari, assemblea dei delegati, direzione, e ora stiamo lavorando alla formazione dei gruppi operativi e della segreteria, quindi entriamo un po' in corsa anche nel percorso molto impegnativo che ci avvicinerà alle prossime elezioni amministrative nel territorio provinciale. Tanti comuni, 26 comuni vanno al voto, e alcuni comuni importanti sono governati da noi e altri no, e poi ci sono anche tanti piccoli comuni, quindi la sfida è una sfida impegnativa e noi naturalmente in questo momento entriamo un po' in corsa, c'è questa difficoltà, però ci organizzeremo velocemente per poter affiancare e supportare i percorsi che sono avviati su tutti i territori. Sono già in corso contatti con i sindaci, con i nostri segretari, che io in questo momento sto seguendo da sola, mentre costruisco un gruppo che proprio seguirà le amministrative e diventerà una consulta
tenuta permanente con gli amministratori e la segreteria, che entro il termine, diciamo, delle festività saranno, mi affiancheranno e saranno operativi. Ecco, quale sarà il ruolo del suo competitor? Michele Ausilio mi pare che già nella sera del suo insediamento ha mostrato la sua mano dicendo: sono pronta a collaborare. Sì, è stato un aspetto molto positivo, abbiamo lavorato insieme con Michele per questa partenza molto positiva, che è stata testimoniata da un'assemblea partecipatissima, perché la sala era strapiena. L'abbiamo visto lì. Si vedeva dalle immagini, più di 250 persone presenti hanno firmato la presenza in assemblea, e abbiamo preparato quel momento e la ripartenza del nostro partito coordinamento provinciale insieme, in modo che la gestione del partito possa essere condivisa. Naturalmente siamo un partito unico e sebbene il congresso abbia determinato degli equilibri che sono anche serviti per la formazione della direzione dell'assemblea, in questo momento quello che conta è riorganizzarsi insieme al meglio per crescere, riprendere a crescere e affrontare le prossime sfide. E allora abbiamo poco più di un minuto, poi andremo al primo spazio pubblicitario. Ve lo dice in un minuto come farete a separare gli argomenti locali che interesseranno gli elettori dei comuni dai grandi temi nazionali che vi vedono impegnati in un attacco frontale alle politiche del governo, a cominciare da quella del salario minimo. Ma i nostri temi nazionali che sono stati, diciamo, rimessi in priorità e in evidenza anche dopo i congressi recenti regionale e nazionale restano temi fondamentali su cui tutto il partito fino ai livelli locali si sta applicando, declinando, facendo approfondimenti e declinando questo impegno a partire dalle raccolte di firme ma anche dalle iniziative su questi temi così importanti che per noi sono temi fondanti da cui il lavoro è ripartito. Partito e sta ripartendo e deve tenere collegati, perché noi siamo un partito radicato e che arriva dal piccolo comune all'Europa, legato a tutto il partito. Oltre a questo però bisogna dire che i partiti, una cosa sono i comuni, una cosa sono i comuni più grossi, no? Che magari hanno più di 15.000 abitanti, o i comuni piccoli dove il lavoro si fa per esempio sui comuni più grandi anche in coalizione, anche insieme ad altri partiti, e poi alle amministrative sappiamo che i temi locali pesano moltissimo nella proposta che viene messa a punto, e per i comuni più piccoli in particolare i candidati e le candidature. Bene, allora noi ci fermiamo, è arrivato il momento del primo stop, ma restate con noi, a tra poco. Seconda parte di Caffè Bollente dedicata alle elezioni amministrative della prossima primavera, e sono qui con noi Bernardo Benini, presidente provinciale di Forza Italia, e Barbara Croci, segretario provinciale del Partito Democratico. Benini, se le dico MES, tornando al tema iniziale, però la vostra visione è differente da quella della Lega e anche della stessa Fratelli d'Italia. Ma noi siamo corretti con noi stessi, abbiamo sempre detto questo, non è che lo scopriamo oggi. Scusi, ho parlato ora, non tutti sanno cosa significa MES, il meccanismo europeo di stabilità, quindi di fatto sono quei parametri da cui non si può debordare. Sì, la nostra posizione è sempre stata molto chiara, quindi in questo anche gli alleati lo sanno. La vicenda del MES è una vicenda incernierata in tutta quella, diciamo, politica europea, quindi su questo il pragmatismo anche del Presidente del Consiglio e anche degli alleati, al di là e al netto della propaganda legata alla competizione elettorale, sicuramente saprà trovare la soluzione. Io su questo non sono minimamente preoccupato. L'importante è che la risposta MES o non MES sia a favore degli italiani, quindi il dato è molto semplice. Io su questa cosa sono sicuro che verrà fatta la quadra nel modo migliore. Senta Bendini, invece tornando alla nostra realtà, nelle ultime tornate la vostra scelta di suggerire liste civiche fu una scelta fra virgolette vincente. Non c'è dubbio che laddove ci sono stati dei candidati non etichettabili in maniera specifica per uno dei partiti che compongono la vostra coalizione vi abbia portato molto. Intendete proseguire su questo solco? Vedo per esempio che da poco è nata un'interessante iniziativa Fogliano, con Cantiere Fogliano, con una candidata che non viene dal mondo della politica stretto in quanto tale, ma dalla società. Ecco, intendete proseguire su questa strada oppure anche voi avete delle bandierine da mettere? Ma noi Forza Italia da sempre ha fondato il centrodestra, quindi su questo abbiamo sempre dato
priorità al fatto di essere risoluti nel risultato. Cioè, alla fine a noi interessa vincere. La bandierina in sé per sé, per poi segnare un territorio e perdere, è una cosa sbagliata, a nostro parere non si può fare e non si deve fare. Quindi qualunque soluzione, Foiano, così come altre realtà un po' più grandi, eccetera, dove diciamo l'equilibrio è civico. Civico non perché i partiti non ci sono, perché il sistema elettorale impone di fare degli agglomerati, delle riunioni di persone e sensibilità che possono essere civiche con orientamento politico. Chiaramente può essere Foiano, può essere qualunque altro comune. All'interno di quella lista ci sono persone che sono o direttamente o indirettamente riconducibili alle forze politiche, quindi l'aspetto civico è importante perché si parla del comune. Poi ciascuno la pensa come vuole e dopodiché in comune in alcuni casi c'è chi si prende esplicita la propria appartenenza politica e chi rimane civico, pur facendo e militando dentro i partiti. Barbara, anche voi seguirete questa strada per allargare le vostre liste alla cosiddetta società civile? L'impegno di apertura verso la società civile credo che abbia sempre caratterizzato il centro-sinistra. Io stessa lo testimonio con la mia storia, perché da giovane, avevo 27 anni quando ho iniziato il mio impegno amministrativo, io provenivo dalla società civile, non appartenevo a nessun partito e così sono rimasta durante il mio impegno amministrativo. Ho fatto un avvicinamento alla politica successivo. Lei è stata vice sindaco, mi pare, di assessore per 11 anni, anzi 12 anni nelle giunte angiaresi. Ricordo che nella costruzione delle liste, a partire dalla fine degli anni 90 fino anche ai primi anni 2000, l'attenzione all'apertura a persone che provenivano appunto dalla società civile in qualche modo c'è sempre stata. Io credo che sia un valore importante, a maggior ragione ora, e che questa apertura alle competenze, alle passioni, alla volontà di avvicinamento delle persone faccia bene alla democrazia e sia importante da valorizzare anche in questo i nostri anni. Siccome però vorrei parafrasare una canzone, la bella canzone di Antonello Venditti, la questione però alla fine è sempre politica. Qual è il ruolo del Partito Democratico soprattutto nel contesto dove si vota con il proporzionale? I casi di Cortona e di San Giovanni Valdarno vi impongono una linea politica molto netta e chiara. A Cortona, per esempio, si sa che ci sono tre candidature in ballo, farete le primarie. E vedo che da Roma la Schlei non ha voglia di farle fare, nonostante fossero state 10 anni fa il cavallo di battaglia del suo partito. Sceglierete una linea determinata con una soluzione ristretta da una decisione interna, oppure avrete un candidato unico per tutti? E, per esempio, a San Giovanni è già pronta la candidatura alla riconferma della Vadi, però intendete allargare il vostro rapporto anche con le altre forze di centro-sinistra e soprattutto agli stessi 5 Stelle, che per esempio a Cortona stanno vedendo di buon occhio la candidatura di Andrea Vignini. Sì, allora dunque, come dicevo, ora non voglio eludere la domanda assolutamente, ma siccome entriamo in corsa e per quanto mi riguarda ho in programma anche nelle prossime settimane tutta una serie di incontri. Anche perché nei territori stanno già lavorando, quindi non è che posso entrare nei dettagli. Sicuramente ci sarà la ricandidatura di Valentina Vadi, che ha ben governato. Mi pare sia già stata annunciata. E si sta lavorando per costruire le liste e le alleanze in quel comune. Per quanto riguarda Cortona, la situazione è un po' diversa perché è una città importante, con una storia, con un peso, e che vorremmo riconquistare al buon governo per i prossimi anni. E quindi lì ho letto anch'io le uscite di oggi nei giornali, dove appunto si profilavano le tre candidature, eccetera. Io ho l'impressione che siano state insomma in qualche modo ipotizzate, ma senza avere notizie sicure. Questo veniva anche poi esplicitato negli articoli. Guardi, una la posso anticipare, sì, perché l'ha fatto anche qui, la disponibilità di Andrea Vignini, sì, c'è tutta, sì, perché sì. No, mi riferivo... lui ha giocato d'anticipo alla grande, quindi su quello... Certamente, mi riferivo al fatto delle tre candidature, al percorso che a Cortona avremmo seguito. Diciamo che è ancora in corso la discussione su questo.
La candidatura di Andrea Vignini è sicuramente in campo, al momento anche le candidature che emergevano sono tutte del Partito Democratico, quindi il discorso dovrà essere anche allargato appunto all'eventuale coalizione, verificato prima di tutto consultando i cittadini, andando insomma a approfondire che tipo di risposta rispetto alle candidature e poi anche con gli alleati, e poi sarà l'Assemblea del Partito Democratico a scegliere la strada, che ancora mi risulta non è stata decisa. Bene, per sottile gioco del paradosso, è casuale questo, lo dicono i nostri telespettatori, ma il fatto che Bernardo Menini sia anche cortonese è inevitabile che gli faccia una domanda proprio sul caso Cortona, che diventa un caso politico a sé stante. È una casualità il fatto che lei domenica prossima abbia organizzato il congresso provinciale del suo partito a Cortona, anzi a Camuscia? È casuale? Allora, è un atto di attenzione, di attenzione. Al fatto che è un comune importante come Cortona va al voto, quindi il congresso provinciale vuole essere la sede di Camuscia di Cortona, è proprio stata proprio voluta proprio per dare un segnale di presenza su Cortona. Invece la matassa Cortona come la dipanerete, perché insomma si sta aggrovigliando la cosa? Diciamo che tutte le volte che si torna a delle fasi di candidatura ci sono momenti di dibattito e di complessità. Io non sono abituato ad affrontarle, come si dice, sui giornali, quindi fondamentalmente il nostro lavoro è un lavoro, sapendo benissimo che finisce tutto sul tavolo regionale, oramai è una questione che attiene a livello regionale, noi contribuiamo cercando di far comprendere come sia importante lo spirito dell'unità del centrodestra. Questo è il punto sul quale noi abbiamo sempre lavorato in questa logica. Abbiamo anche messo a disposizione le nostre posizioni nei confronti degli alleati per dire: guarda, se dobbiamo trovare un punto di sintesi, noi non ci interessa neppure né assessorato né niente, tanto si va a fine legislatura, quindi senza un concambio, come si dice in questi casi, per contribuire a un elemento di chiarezza. Questo, diciamo, sarà un lavoro che viene fatto in maniera intelligente a livello regionale. Sappiamo il nostro coordinatore Marco Stella sta lavorando molto bene, con grande capacità e anche equilibrio. La partita non è ancora, è tutta in itinere, quindi diciamo ancora non è definita, quindi è un momento di lavoro. E l'attenzione di Cortona, il congresso, era un modo per dire: Forza Italia guarda con vera attenzione alla questione Cortona e non la derubrica a una cosa secondaria. Senta Menini, siccome la domanda la farò anche tra poco a Francesco Lucacci, che è protagonista, autore diretto in questa storia e non da poco tempo, devo dire, secondo lei quando si dipanerà, anche perché ci sono anche due appuntamenti importanti per quanto riguarda il consenso istituzionale, visto che c'è un bilancio di previsione da approvare, e siccome il voto di un bilancio non è un voto qualsiasi, è un voto politicamente pesante, lei pensa che già in quel consenso ci possa essere qualche sorpresa oppure... Io non credo che nessuno degli attori diciamo che discutono possano pensare di distruggere il governo che c'è stato fino ad oggi, quindi nessuno sta a fare il bombarolo, tirare situazioni di questo genere. Il dibattito è un dibattito serio. Sul piano della governabilità noi abbiamo sempre garantito, e ritengo che tutti gli alleati, non sia in fieri la questione politica specifica sul fatto se il comune salta a pochi mesi dalle elezioni. La questione è di un'analisi seria su quella che possono essere gli elementi che trovano principalmente il centrodestra unito. Questo è il nostro lavoro, questa è una fase di discussione che io ribadisco e vorrei che anche soprattutto tutti gli attori in campo, dal sindaco in giù, quindi compresi i partiti, la facessero nelle sedi opportune, perché io ritengo che, al di là delle indiscrezioni che giornalisticamente ci stanno tutte, perché il primo passaggio è proprio quello, cioè sono notizie, però il vero elemento è quello di lavorare seriamente nel tavolo regionale dove la questione si trova, per trovare la soluzione migliore per dare a Cortona un buon governo. Bene, allora l'ultimo 40 secondi di do a Barbara Croci, ricordando una cosa: lei la sua prima uscita mediatica l'ha fatta rimproverando un suo compagno di partito, visto che Fanfani aveva chiamato a caso la Boldrini per la questione Media Etruria. Se l'aspettava? No, ma non la vedrei così, cioè non era un richiamo, era una risposta, perché incredibilmente, diciamo, nei partiti anche, come dire, che potrebbero stare nel nostro campo largo, no? Ricordo che era un po' più risposta, diciamo, all'articolo di Azione che a quello che ha detto Fanfani. Per inciso sì, anche non ho potuto fare a meno di come dire, andare in difesa della nostra parlamentare, tra virgolette, perché comunque
risulta veramente strano e particolare che noi stessi, ma anche i partiti che abbiamo più vicini, danno sempre un po' addosso al Partito Democratico, anche in situazioni in cui davvero le responsabilità non potevano essere addossate a noi. La nostra parlamentare, una parlamentare di minoranza, molto presente sul territorio, ma che sulla questione davvero Media Etruria e alta velocità non è stata un attore di primo piano come altri parlamentari. Senta, del centrodestra. Le faccio vedere questo numero, questo nome, cognome e numero di telefono, lo posso far vedere pubblicamente, e il numero del segretario di Italia Viva, che so che insomma si è adombrato dopo una sua intervista dicendo la nostra linea politica riparte da Azione fino alla sinistra con i Verdi, e quindi Italia Viva va, già non fa più parte delle vostre sfere di interesse? Vuol dire che loro si considerano più a destra di Azione, va bene, allora diciamo che il campo largo comprende tutti, ha geografie variabili e in regione per esempio stiamo governando insieme, si sono sentiti un po' più in là da soli. Bene, io ringrazio Barbara Croci e Bernardo Benini che sono stati in questa nostra prima parte di Caffè Bollente natalizio dedicato al voto di primavera, scoprendo anche, cercando di capire meglio le strategie dei partiti che poi saranno protagonisti nel prossimo appuntamento. Una breve pausa e poi tra poco ci vedremo con Tommaso Pierazzi del Movimento 5 Stelle e Francesco Lucacci di Fratelli d'Italia. Restate con noi. Grazie. Grazie. Seconda parte di Caffè Bollente, sempre dedicata alle prossime elezioni di primavera. Questa volta, come abbiamo annunciato nella chiusura della prima parte, ci sono qui con noi Tommaso Pierazzi, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, e Francesco Lucacci, da poco confermato presidente provinciale di Fratelli d'Italia. Direi subito di partire con una breve scheda che ci aiuta a alimentare il dibattito. Prego, regia. Fratelli d'Italia è deciso più che mai a passare all'incasso dopo anni di terzo incomodo nel centrodestra. L'effetto Meloni è ancora forte, ma il partito ancora non è rappresentato come vorrebbe nel contesto locale, dove ha la maggioranza dei voti tra gli elettori di centrodestra. Francesco Lucacci, che da poco è stato confermato al vertice di Fratelli d'Italia ad Arezzo, punta a riequilibrare il peso politico con una rappresentanza certificata del suo partito. Ha accertato che sotto i 5.000 abitanti il centrodestra punta a confermare gli assetti che hanno portato i civici a vincere in tanti comuni della provincia. Sono due i comuni più spinosi. Il primo è Sansepolcro, dove Fratelli d'Italia è all'opposizione di una maggioranza che ha un sindaco appoggiato da altre forze del centrodestra, mentre Cortona rischia di far esplodere una crisi che potrebbe portare ad una competizione tra candidati della stessa area. I 5 Stelle invece fino a questo momento sono rimasti alla finestra. È vero che tradizionalmente per le amministrative i pentastellati hanno sempre avuto una sorta di allergia, ma San Giovanni e Cortona si vota con il proporzionale e un messaggio diretto ai propri elettori dovrà essere pur dato. A Cortona, da quello che trapela, il ritorno di Andrea Vignini sarebbe gradito. Non è nota invece la posizione per Lavadi a San Giovanni Valdarno. E allora, partendo subito da quest'ultima osservazione, chiedo a Tommaso Pierazzi, che tra l'altro è proprio San Giovannese doc e quindi impegnato sul fronte di San Giovanni, a capire meglio quali saranno le strategie del suo partito proprio nel centro valdarnese, che è uno storicamente dei centri più importanti, se non altro per la tradizione industriale che ha San Giovanni Valdarno. Con Lavadi voi come vi relazionate, soprattutto visto che a Cortona un passaggio importante è stato fatto per la nomination di Andrea Vignini, seguirete lo stesso percorso anche a San Giovanni? Ma noi a San Giovanni Valdarno ovviamente stiamo portando avanti tutte quelle che sono le nostre battaglie su determinati temi che secondo noi il gruppo di maggioranza che sta governando la città non sta portando avanti. Quindi ad oggi diciamo ci sono diversi punti non di certo di convergenza con il Partito Democratico. Se poi oltre a questo mettiamo che è già stato scelto il candidato sindaco, hanno già un loro programma che hanno detto ripeteranno per le prossime elezioni, viene difficile che ci possa essere un percorso in questo momento da fare insieme al Partito Democratico.
Ovvio che poi in ogni città si va alle elezioni in 26 comuni, nella provincia di Arezzo ogni città ha una storia a sé, perché ovviamente ci sono comuni dove c'è il centrodestra e sta governando, in altri il centrosinistra, in altri non siamo nemmeno presenti, quindi ci sarà tutta una serie di operazioni da fare in ogni territorio. Quello che mi sento di dire su San Giovanni Valdarno è che noi abbiamo tranquillamente detto che eravamo aperti ad ascoltare chiunque, al di là che poi dopo ci possano essere delle difficoltà a fare un percorso insieme, però eravamo disponibili ad ascoltare chiunque. Chi in questo, diciamo, dialogo, si può dire, è proprio mancato è il Partito Democratico, perché nel momento stesso ti mette davanti il suo candidato sindaco e il suo programma, viene da sé che rimane difficile trovare un percorso da condividere insieme. Lucacci, invece, lei è stato molto esplicito, ho avuto modo di ascoltarla nella relazione che ha fatto in occasione della conferma della sua rielezione. Tra l'altro mi sveglia una curiosità: lei da quel giorno si è sentito male e ancora a che fare con la tosse e il raffreddore? Fa così male diventare presidente di un partito? Perché, oppure anche voi avete le correnti? Non ho capito io perché qui. No, è che sono stato praticamente immune da anche un benché minimo raffreddore fin dal prima del Covid. Gli ha preso la melonite allora? Non lo so. Mi si è presa un po' di orticaria da trattative prolungate. Ah, ecco, no, perché lei, devo dire, ha fatto un passaggio importante un mese e mezzo fa in Consiglio Comunale, dove si è dimesso da capogruppo per, lei motivò esplicitamente dicendo: devo impegnarmi direttamente nelle prossime elezioni, ci sono 26 comuni e questo è un lavoro che mi dovrà distogliere dalla quotidianità in cui sono impegnato nel consesso cittadino, nel consesso istituzionale. Poi, fra virgolette, questo è vero perché lei partecipa sempre alle sedute del Consiglio Comunale, alle commissioni, certo, oggi so che era nella commissione assetto del territorio, però non c'è dubbio che preparare un'elezione con 26 comuni per un partito che ha un ruolo diverso, diciamo la verità, probabilmente 10 anni fa lei avrebbe avuto una minore elasticità nel fare questa scelta. Voi oggi avete anche una responsabilità diversa, proprio perché nel centrodestra siete il partito con il maggior numero di voti, è così? Oppure do una lettura forzata? No, non è assolutamente una lettura sbagliata. È indubbio che come partito di maggioranza relativa mi trovi a dover avere un ruolo anche propulsivo, a dovermi occupare io di fissare gli incontri, di fissare quelle che sono le discussioni tra le varie forze politiche o le componenti civiche locali per parlare appunto delle prossime elezioni, al di là dei tanti sindaci che comunque si confermeranno come candidature anche per la prossima tornata in diversi comuni. Ci sono però chiaramente dei comuni in cui dobbiamo ripartire, ricostruire tutto quanto, poi ci sono i comuni dove ci sono state delle discussioni e ci sono invece dei comuni in cui si sta cercando di portare avanti un discorso ampio già avviato nelle precedenti tornate amministrative, di un progetto sempre alternativo al PD e aperto alla partecipazione chiara e trasparente di chiunque se la senta di intraprendere un percorso per dare una nuova impronta di governo a comunità che troppo e da troppo tempo hanno subito un governo molto, secondo noi, scadente da parte del PD. Senta Lucacci, però voglio essere ancora più franco e perentorio, come si direbbe con un vecchio modo di sintetizzare le cose. Voi avete anche bisogno di una maggiore riconoscibilità da parte del vostro elettorato, perché avete sì voti, però se vado a vedere i consigli comunali, se vado a vedere le giunte, se vado a vedere la presenza specifica di Fratelli d'Italia, esistete da poche parti in quanto, come Fratelli d'Italia. Verità, ed è anche la contraddizione. In verità rispetto molto, molto di più di quello che sembri. Il fatto è che essendoci soltanto un numero di comuni limitato in cui ci sono i simboli, è chiaro che in quei comuni abbiamo lì dei consiglieri riconoscibili con il simbolo, che sono Sansepolcro, Montevarchi, Arezzo. È chiaro che dove ancora dobbiamo tornare a votare, che abbiamo votato 5 anni fa come San Giovanni, ancora non siamo presenti. A Cortona ci siamo,
in maniera determinante, dove nel corso del tempo il nostro consigliere si è appunto sono aumentati perché sono... Guardi, sulla questione Cortona vorrei farla lasciare sulla seconda parte perché è la più spinosa di tutti, però per esempio a San Giovanni Valdarno la stessa domanda che ho fatto a Pierazzi la faccio anche a lei. Come vi intendete relazionare? Costituirete una vostra lista autonoma oppure troverete un accordo con le liste civiche che sono da anni impegnate a fare noi opposizione abbiamo, con Pierazzi alla giunta uscente? Ma io con molta trasparenza, perché ritengo che si possano fare delle scelte politiche anche di rottura in un'ottica, ribadisco, alternativa sempre e comunque al PD, abbiamo avanzato in maniera chiara una proposta alle liste civiche che forse a San Giovanni devono anche un po' decidere che cosa vogliono fare, per cui noi siamo pronti ad un progetto alternativo a un PD in forte crisi, sia dal punto di vista dei progetti ma anche di leadership, al fine di portare un progetto nuovo per dare a San Giovanni una nuova compagine di governo che possa dare finalmente alla gente l'impressione dell'alternanza e che si può anche governare e votare chi non è espressione del PD. Ecco, aspettiamo una risposta, noi abbiamo fatto notare, forse a San Giovanni potremmo non essere in grado di determinare una vittoria, ma è anche vero che senza forse il centrodestra nessun progetto alternativo al PD è possibile. Pierazzi, lei che conosce bene questa situazione, essendo direttamente sul territorio, ritiene plausibile il disegno, il progetto che fa il centrodestra in maniera particolare Fratelli d'Italia? Lei sa bene che San Giovanni è in realtà una storia particolare e anche il ruolo delle liste civiche è un po' un ruolo che ha un po' sottratto dei consensi a voi. Voi, diciamo, quel bacino elettorale poteva essere anche vostro. Sì, diciamo che ovviamente per natura le liste civiche possono essere anche trasversali ai vari partiti, quindi viene da sé che possano avere anche più anime all'interno. L'unica cosa è questo: noi anche recentemente è stato fatto un evento a San Giovanni Valdarno sulla terza corsia, erano stati invitati, diciamo, c'era uno spostamento verso destra, anche se si va a vedere da Casucci e Italia e Scaramelli, mi ricordo, c'era anche un ex sindaco PD, però. E c'era anche un ex sindaco PD che però adesso in questo momento non mi risulta abbia dei ruoli specifici all'interno del Partito Democratico. Quindi ecco, sinceramente posso dire, mi associo anche a quello che è stato detto prima, perché le liste civiche ad oggi non hanno mai dato un chiaro segnale su quello che può essere anche un confronto da fare ed avviarsi verso anche un programma. C'è anche in Consiglio Comunale, ci sono state delle divergenze anche su quello che era stato per esempio l'inchiesta pubblica sulla discarica, quindi non sempre ci siamo visti sulla solita lunghezza d'onda, però ecco quello che personalmente noi abbiamo fatto un appello a tutti, ci vuole interpellare, ci può interpellare, possiamo anche parlare, però poi i segnali che arrivano esternamente non mi sembrano siano dei segnali dove si voglia un percorso nel Movimento 5 Stelle, perché ripeto, in più occasioni avevo anch'io proposto a loro di fare degli eventi insieme dove potevamo anche chiamare delle nostre riferimenti sia nazionali che regionali su determinati temi, poi dopo scopriamo che vengano fatte con altre forze, quindi tutto legittimo, però mi sembra che le liste civiche si stiano orientando più su un altro su un altro percorso. Bene, e tra poco toccheremo l'argomento Cortona, che è un altro tema molto spinoso che sta tenendo banco nello scacchiere politico della nostra provincia. Restate con noi, a tra poco. Ultima tranche della trasmissione elettorale natalizia dedicata appunto alle prossime elezioni di primavera. Siamo con Tommaso Pierazzi, coordinatore del Movimento 5 Stelle della provincia di Arezzo e al
presidente di Fratelli d'Italia, Francesco Lucacci, incarico che da poco si è visto riconfermare, visto che il congresso si è celebrato non meno di 2 settimane fa. Lucacci, la questione di Cortona sta tenendo banco, è inutile che supera i confini dello stesso comune etrusco e sta diventando una questione politica non solo provinciale ma anche regionale, come ha confermato prima nella parte precedente della nostra puntata lo stesso Bernardo Mennini di Forza Italia. La questione finirà sul tavolo regionale, ma c'è bisogno che finisca a Firenze? Per risolvere, dovete risolvere questo problema a Firenze, una questione che però definitiva potreste risolverla proprio qua, in loco. In verità l'avevamo già risolta in loco, poi è successo qualcosa, non sarò e non voglio entrare nel merito, ma in verità a livello locale era già stata risolta. Poi ci sono contatti, tentativi di salto, aggiramenti anche che non riguardano noi, attenzione, ma riguardano magari altre forze che probabilmente hanno portato delle dinamiche che qualcuno pensava di poter piegare a proprio vantaggio, ma credo che la questione sia a breve in fase di risoluzione e credo che molto presto ci saranno delle novità che porranno finalmente chiarezza su questa questione. Questo tormentone? Sì, dove tormentone, dove alla fine si parla soltanto di un candidato che ha degli atteggiamenti assolutamente non consoni in un dialogo, in un consesso politico di dialogo e collaborazione tra le forze politiche. Questo è un modo di fare politica che non mi appartiene, che non ci appartiene. Comunque abbiamo teso una mano, ci sono state delle reazioni di un certo tipo, poi vengono dette cose abbastanza in libertà, denotando ancora di più la scarsità di visione politica generale. Però noi siamo aperti a qualunque soluzione nell'ottica di una composizione di un centrodestra che, se rimane unito come è successo a Siena, può tranquillamente sostituire un qualunque candidato che dia scarsa prova di capacità politiche nonché di essere in grado di mantenere coesa una forza e che non riesce a ragionare se non in termini di forza o con atti di forza o con mancanza di rispetto. Senta Lucacci, ma voi non temete che, insomma, che ci sia il rischio di presentare 2 candidati della stessa area sulla scheda elettorale? Questo potrebbe essere controproducente per i vostri obiettivi, per i vostri programmi? A volte bisogna anche tenere un po' la schiena dritta. Io credo che sia necessario prima di tutto salvaguardare il fatto che i partiti siano in grado di dialogare, confrontarsi e prendere coscienza se un candidato ha fatto bene, ha fatto male o va sostituito. Dove è stato fatto con trasparenza, come a Siena, abbiamo rivinto. E questo dimostra che la gente prima di tutto premia la coesione e la coerenza. Ecco, lei è molto franco e in un'intervista che ci rilasciò proprio al sottoscritto un mese e mezzo fa, bollò il sindaco uscente Meoni, che è stato qui ospite e ha dato la sua disponibilità alla sua eventuale candidatura, lo bollò come un candidato divisivo. Qual è? Ecco, ci dica un elemento perché secondo lei Meoni non può essere più il candidato unico del centrodestra. Credo di averlo già ampiamente fatto capire. Il problema è che quando si è sordi, ma non perché non si è in grado di ascoltare, ma perché non si vuole ascoltare le richieste di alleati, bene, allora si passa dall'essere un politico del fare a un soggetto che pretende di avere una posizione egemonica in cui non vi è
nessun tipo di dialogo, nessun tipo di confronto, ma soltanto una corte di yes men che devono soltanto dire a qualcuno che fa bene, che è bravo e che non sbaglia mai. E mi dispiace, questo non è fare politica, questo è qualcos'altro, non è un modo di approcciare la cosa pubblica che è utile ai cittadini. Poi si può accusarci di tutto e di più, ma la realtà è questa. Quindi ritengo che un soggetto che non sia in grado di tenere le forze politiche intorno a un tavolo per dialogare, confrontarsi e costruire un'azione di governo sempre più incisiva, quando si deve andare anche oltre quelli che sono stati i programmi i punti di un programma che è stato condiviso, ebbene qui si denota l'assenza di quella che può essere una capacità politica di un valido candidato che a quel punto deve essere sostituito. Comunque lei era stato anche chiaro nel corso della sua relazione al congresso, dove aveva lanciato dei precisi segnali, lo stesso Meoni, con dei paletti ben definiti da seguire. Non so, ma Assolutamente. la risposta, però, da quello che ho capito, non c'è stata, e quindi mi pare che andrete verso una palese rottura, anche se c'è un passaggio istituzionale, come affrontavamo prima con Menini, il voto del bilancio che dovrà essere, sul bilancio che dovrà essere fatto entro il 31 di questo mese, vi costringerà ad avere un atteggiamento responsabile, altrimenti si può passare dalla padella alla brace, per certi aspetti. Noi avremo l'atteggiamento che riterremo corretto avere nell'ambito di quelli che sono stati gli impegni comunque presi e relativamente alle cose che sono state concordate nel programma. Se ci sono cose concordate, quelle come sempre è stato fatto, che sono state votate, le cose che non sono state concordate, che sono sopraggiunte dopo, se non concordate, non ci appartengono. Detto questo, io mi auguro che già prima del prossimo Consiglio Comunale di Cortona comunque ci sia chiarezza e vi sarà stata una definitiva presa di posizione di quello che è il futuro del centrodestra a Cortona, né più e né meno. Senta Pirazzi, perché voi dei 5 Stelle siete sempre stati così, non dico allergici alle elezioni amministrative, ma avete sempre avuto un rapporto strano? Vi coinvolgeva più le elezioni politiche che non quelle locali? Ma nel senso, cioè, diciamo Anche che sul momento di maggiore vostro splendore elettorale, sulle elezioni amministrative siete stati, non dico disinteressati, però più distaccati. no, diciamo che non è che eravamo più distaccati, ci mancava quello che stiamo provando a fare adesso. Cioè, noi adesso Un'organizzazione? stiamo riorganizzando il Movimento 5 Stelle, anche la mia figura nasce da questa riorganizzazione, cioè la figura del coordinatore provinciale insieme al coordinatore regionale. Proprio perché a suo tempo c'erano i meetup che raccoglievano un po' i cittadini che si volevano impegnare in prima persona facendo attivismo e poi anche arrivando a presentare una lista per il Movimento 5 Stelle, però andavano ognuno in ordine sparso, quindi mancava quell'organizzazione che poi poteva portare anche a un radicamento, perché laddove poi abbiamo avuto la possibilità di eleggere portavoce, comunque abbiamo avuto un punto di riferimento sul territorio importante. Laddove magari non siamo riusciti a raggiungere l'elezione di un portavoce, poi dopo un po' il gruppo si era un po' perso, o comunque rimaneva sì la passione, ma più per quella che veniva a livello nazionale che magari sul territorio. Proprio con questa riorganizzazione si sta cercando di fare quello che è mancato in passato, cioè passare semplicemente da quello che c'era piena autonomia dei meetup a quelli che adesso chiameremo i gruppi territoriali, dove potranno aderire gli iscritti dalla piattaforma e da lì poi dopo iniziare a fare vera e propria attività politica, sia dove abbiamo un portavoce eletto, ma soprattutto adesso finalmente anche laddove non abbiamo dei Senta, ma portavoce eletti. nei piccoli comuni, quelli sotto i 15.000 abitanti, tra i 15.000, cioè tipo per esempio Foiano, Castiglione Fiorentino, cosa farete? Allora, noi abbiamo degli iscritti e abbiamo delle persone che comunque seguono il Movimento 5 Stelle e seguono anche a livello locale il Movimento 5 Stelle. Ovvio,
c'è la possibilità sotto i 15.000 abitanti di poter anche provare a creare dei percorsi insieme ad altri e poter partecipare all'interno di una lista civica con i nostri rappresentanti, ovviamente non coprono tutta la lista ma insieme ad altri. Quindi si è evoluto anche sotto questo punto di vista. Prima parlavamo di San Giovanni, che cosa vogliamo fare. Ovvio, a oggi ci è permesso anche di poter fare quelle che sono le coalizioni. E nei comuni sotto 15.000 abitanti, per assurdo, può essere anche più semplice questo, perché comunque, rimanendo la lista civica, ci possiamo riunire insieme ad altre realtà. Ovviamente abbiamo un campo ben preciso dove stare, e quello sarà determinante anche per poter arrivare all'autorizzazione di questa compilazione. Bene, siamo in dirittura d'arrivo, le faccio l'ultima domanda, Lucacci, che la riguarda personalmente sotto l'aspetto proprio familiare. Ma è vero che suo padre sarà candidato sindaco da Subiano? Me lo può confermare? Diciamo che c'è una forte convergenza sulla sua figura quale possibile candidato. Vedremo, lui ci tiene particolarmente. Sicuramente una persona che a Subiano ha una grande figura e molto apprezzato, certamente è una delle piazze più complicate e complesse di tutta la provincia, per tutta una serie di ragioni che magari ci vorrebbe quasi una puntata per parlarne. Sì. Su Subiano veramente sì, che è forse la summa dei tanti errori che spesso sono stati fatti in politica e Subiano un po' dimostra gli effetti che certi errori del passato poi in qualche maniera si trascinano e continuano ad avere delle conseguenze dopo anni, e questo non è bello perché non è positivo, ma probabilmente questo ci porterà a fare una lista unica con tutti i simboli dei partiti politici. Ci stiamo ragionando anche forse per tentare di ridare una certa chiarezza a chi sta con chi e dove. Bene, io ringrazio Francesco Lucacci e Tommaso Pierazzi di aver chiuso questa seconda parte di Caffè Bollente dedicata al voto di primavera. Naturalmente ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito in questo periodo. Questa era l'ultima puntata del 2023. Visto che siamo nelle vicinanze delle feste di Natale, intanto faccio gli auguri ai nostri ospiti. Grazie. Faccio gli auguri a tutti voi, vi do appuntamento con la nuova sessione al 2024. Buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti. A tutti voi.